Bella B. Bella G. E bella F. Ovvero Fabio, che oggi... Oggi vi siete mai chiesti quale potrebbe essere il modo migliore per festeggiare una laurea? Farsi mazzolare sul Rat Trap. E quindi a fine del Rat Trap uscirà con una valutazione. Prenderà il 110 e lode o prenderà il 110 e lercio? Lo scopriremo sul Rat Trap. Non so... Come ce la giochi? Me la gioco in sicurezza, perché temo l'acqua. Attenzione, temo l'acqua. Attenzione. Però volevo capire a quanti metri finisce il laghetto. E non hai nessuno strumento di misurazione? Sì, ho il telemetro. E oh. Non hai una mappa, per esempio? Quella. Oppure... Però una Caddy Maps? Non hai una Caddy Maps che te lo dice? Allora... 30 metri dall'inizio del green da qua. Oggi siamo a metà strada da questi 252 all'inizio del green. Da qui, quindi 120 ad arrivare a questo punto. Ok. 150 arrivare lì. Il resto mancia. Pasta medio lunga, quindi 165, occhio. Allora proviamoci a passare. Lì nel raffettino prima del... Bravo B. L'abbiamo tentato. E abbiamo ferro 5 preso in... Shank. Pipetta, ovvero shank. Quando la palla viene colpita fuori dal centro della faccia del bastone, in questo caso sullo shaft, bananone a destra, però forse è abbastanza bananone a destra da non finire. È buona, acqua. È buona. Meglio di così non si poteva. Nearest to the pin di 70 metri. Perfetto. Vabbè, stiamo perfetto. A posto. Perché la voleva a 70 metri dal rough, ci ha detto, perché lui gioca meglio dal rough. Allora, le due scelte erano provare a tirare il green o fare un layup. Ha voluto provare il green ed è venuto fuori un layup. Direi, quindi, perfetto. Un wedgettino. 52 gradi. 52 gradi e si va a rubare il par. Attenzione. Pesantina. È un passa po' floppetta l'acqua. Ed è di nuovo in rough. Sarà che proprio lui vuole tirare dal rough? Allora, ci sono dichiarazioni che dicono che gioca molto meglio dal rough che non dal fairway. Cioè, sul gruppo WhatsApp degli amici, Ilercio, è stato scritto Socket alla prima e ci hanno azzeccato. Tu però hai anche un altro nome che è Watering Regulation. Sì, sono esperto. È mancata. L'ho mancata. Però l'acqua alla prossima magari la troviamo. alla Trichi. Allora, gioco un pizza core, che tanto c'è tanto green. Attenzione, sceglie la ruzzolella. Questo è un colpo che dal rough, quando c'è tanto spazio, è anche comodo perché già rotolerebbe di suo. Il problema è che si è in castrello. Attenzione, e la gufata è entrata. Allora, raccontiamo che lui è king of gufata. Qui bisogna stare attenti. Con i gufi, Benny, tu mi insegni. Allora, la regola base è non gufare ai gufi. A meno quindi che... Quindi ho rischiato io. A meno che non sei già gufo. Quindi allora, puoi farlo allora, tu. Fra colleghi, noi ci tendiamo. Ci capiamo, tendiamo, ci quindi capiamo. Per ora beccati le mie gufate. Mi becco la gufata, sì. Poi controgufferò. Guarda. Avevo voglia di andare dietro l'asta per vederla arrivare, poi ho pensato che magari non ci arrivi. Era quindi... meglio qua. Benny, questa no. È questa... Se è una controguffata, il rischio è che in buca. Sì, guardalo. Esatto. Guardalo. Ma t'ho vai, detto, altezza... non si guffa i gufi. Altezza asta, perfetta, ci sta. Ci sta. La gufata che in realtà era un aiuto è entrata. Asta dentro o fuori? Fuori? Perché tu fuori. Giochi dal 2019, quindi sei abbastanza abituato anche sì. A tenerla dentro. Sì, però... Però la vogliamo fuori, perché si vede più grande, dai, diciamocelo. Piace di più. Allora, questo è un pattino di quelli da polpastrello, perché è leggermente in discesa. Oggi il green è un po' spugnosetto e... Come lo vedi? Destra, sinistra, sinistra, destra, la tiriamo dritta. Tu mi sei un giocatore da attacco oppure a giri contati? Ma no, preferisco sempre passarla a parole. Passarla a parole, con i fatti di solito invece rimani corto. Con i fatti di solito rimango corto. Ma corto sempre.
Allora, quindi, metti la linea, non metti la linea? No, non metto la linea. Vai, savage così, un po' a feeling. E, Benny, qua, certo, abbiamo schivato l'acqua, abbiamo fatto una flappa. Adesso abbiamo fatto un buon approccio. Qui ci sarebbe una ottima chiusura se il putt entrasse. Questo qua è un putt per suona di guffata anche questa? Un putt per il 5, un doppio bogey che potrebbe essere un buon risultato anche se non gli abbiamo chiesto. Non sappiamo ancora che handicap gioca e che livello di gioco ha. Vediamo, intanto poi vi faccio vedere una cosa particolare del suo putt. Attenzione, e la passata. Diciamo che ne è passata anche di acqua sotto i ponti. Troppo. Vediamo se entra il prossimo. Vediamo. E giustamente dici, l'ho vista arrivare, ho visto cosa ha fatto. Ma non è bastato. Ma le informazioni non erano sufficienti. Vai, chiudici. Ma, quindi a questo punto questo 7. Sì, giusto? Ma se c'è ancora del golf. Se entra. Assolutamente. Benny, oggi siamo particolarmente bravi, ma mi sento proprio il polpastrello dal buffata. Soprattutto subito dalla 1, di solito no. Ma oggi ci è venuta così, poi ce l'hanno chiesto gli amici dicendo, guardate, siamo un gruppo, una dozzina di persone abbondanti nel gruppo Lerce, ci hanno detto, ve lo mandiamo, però non trattatecelo bene, mi raccomando. E quindi ci siamo guardati bene dal trattarlo bene. Handicap. 30. Quanto vuoi fare sul rat trap? Mi piacerebbe fare più 8. Più 8. Qui abbiamo fatto un più 4. 7 più 4. Più 4, quindi la metà del plus ce lo siamo levati. E adesso ne abbiamo altri 4 da spendere nelle prossime tre buche. Dai, ce ne sono ancora di colpi. Ma sì, ci sono ancora un sacco di colpi. Andiamo. Drive. Prova il drive. L'occhio della tigre. E flirta con le piante di sinistra, ma direi bassina che ruzzola non male. Allora adesso abbiamo la voce fuori campo degli amici del gruppo che nell'ordine ti hanno detto, ci hanno scritto, ah raga, ma il più forte giocatore del gruppo sul putt, vabbè, ci stiamo un attimo lavorando sulla prima buca. E poi come viene chiamato? Allora, i soprannomi ufficiali sono Fabio Ustri, che è quello per tutti, poi c'è Fabio Spei e Fabio Spritz. Perché di solito non passi il tè delle donne, ma a sto giro ci è andata bene. Per adesso. Poi c'è Water in Regulation, che ci è piaciuto tantissimo, quello ci piace. Sì, ma arriverà, Arriverà? Aia. La buca tricky ci aspetta? Sì. Comunque, drive-on è tirato. Andiamo a vedere, e anche driving contest. Quindi è vero. Andiamo a misurare. E niente raga, non ce la possiamo fare, il carrello è ormai defunto. Sembra proprio il pit stop Ferrari. Dato che ha una sacca di quelle leggere, io gliela farei portare a spalla. Gigi, prova a prendere un attimo sulla sacca e dici quanto pesa. No, non avete un'idea di quanto cavolo pesa sta sacca? Cioè, ma è senza senso, faccio fatica ad alzarla. Ci sono 2 o 3 litri d'acqua dentro. E ci sono secondo me anche una discreta quantità di palle, perché aveva paura, essendo un giocatore che mira all'acqua. Gigi, Water in Regulation, tu mi insegni. Sai qual è il problema grosso? È che lui c'ha il fisico e io no. Quindi porta a spalla, vai che spalla, ti fa bene. Va bene. Auguri, questo lo porto io, che è leggero. 210 ad andare, 167 da dove arrivavamo, quindi driving contest 167, 210 all'asta dal raffettino, che però sappiamo che a te piace. Quindi cosa ci giochi? L'aspetto, non tiro all'asta. Ah, beh, sì. Buono, non si sa mai, perché è un legno 3 un po' a giro. No, non rischiamo. E tirare un ferro 8 e poi vediamo quanto rimane. Ferro 8 a correre. Rotolon rotoloni, si va alla prossima. Quanto rimane? Non vedo l'asta. È in green. Ti do una mano. Ah, per cercare in bunker. Vabbè, ma proprio perché sei tu, eh? Proprio solo perché sei tu. Penso che se non la trovi neanche tu, Gigi. E adesso, però. 168
all'asta che è un po' lunga a destra, quasi dietro al bunker. Ok. Allora, repeat, adesso siamo a una distanza per cui puoi anche tirare verso, esatto, il green. Sì. Ok. Vorrei però arrivare, non giocare sul bunker, ovviamente. Sì, non vuoi mettere arrivare al centro green sulla sinistra, che è più aperto. Certo, e quindi di 168, che è in fondo un po' al green, all'asta, cosa ci giochi invece? Un... giocherò un ferro 6. Ok, 6 dovrei... prima mi fai ferro 8 e poi vediamo dove va. Caspita, ma saprai più o meno quanto ti fa, così ti rimane un colpo che ti piace. Per esempio, un colpo che ti sarebbe potuto piacere prima, da quanti metri l'avresti voluto giocare? 168? No. Allora no, l'8 non era perfetto. Poi l'otto a ruzzolo così ancora lì. Avrei voluto tirare un 8 bene. Avresti dovuto fare un 8 bene e questo ruzzolo di secondo. Esatto. Allora andava, adesso devi rigirare la frittata. Ci riproviamo. Bella, leggero draw, forse appena corta. Appena spizzicata, ma tanta roba. Gigi, io gli avrei consigliato di giocare un legno. Tieni. Ah, grazie. No, sì. Bel colpo, bravo. Grazie, colpo giusto. Grazie. Benny, mi sta cercando le flappe. Mi sta cercando le flappe. No, le trovate. Mi sa che le ha trovate. E invece no, perché ti giocherà un... un pizza a correre. L'ha anche ormai già provato. Non ci ha mai fatto flappa. Attenzione, perché per la prima volta in questo rat trap siamo dal fairway. Non abbiamo ancora mai visto un colpo dal fairway, potrebbe succedere là qualunque, e il rabdomante delle flappe. Guarda, piuttosto fa toppino a ruzzolo e la mette, sì, a un metro dall'asta. Però guarda. Socket va in bunker, io ve lo dico così. E infatti guarda come sta puntando più a sinistra. Oggi siamo bastardissimi. Ma perché? Non c'è motivo. Guarda che verso il bunker c'è andata un pochino. Ok. No, non è che non c'è motivo, c'è un motivo, perché se un gruppo come il Lercio ci dicono dovete tostarlo per bene, noi chi siamo per dirgli di no? Ma raccontaci un pochino, Golf Lercio da dove nasce? Nasce da un gruppo di amici che si sono trovati al golf di Grugliasco, hanno iniziato a giocare insieme, in realtà una pagina di Instagram esisteva già. Voi eravate un gruppo WhatsApp fondamentalmente, sì, per ritrovarsi. Esatto, per giocare insieme, per divertirsi di più. Poi avete scoperto che vi chattavate un sacco di cavolate che succedevano in campo. Esatto, allora abbiamo deciso di postarle, renderle pubbliche. Così, per rendere anche il golf un pochino più friendly. Esatto, più alla mano. Quanti siete? 14 okay. Del gruppo, poi in realtà... Poi ci siamo io e Benny, quindi 16 ci siete tutti voi, e quindi quanti ti stanno gufando? Un po'. Un bel po'. 20, almeno una ventina. Ventina ci siamo. Sì, però... Sotto col putt che è il suo colpo migliore, io volevo ricordarlo. Gradino da passare, destra, sinistra. Colpo difficile. Ah, inizia a mettere le mani avanti, così magari potrebbe non essere una gufata. Tranquillo, ti gufferemo sul secondo putt. Magari non ti sarà. Il primo di avvicinamento glielo lasciamo fare, ma attenzione, sì, perché dichiara magari non ci sarà il secondo putt. Attenzione. Comincia a essere agguerrito il ragazzo. E vi devo ancora dire qualcosa sul putt. Intanto voce fuori campo. Il golf Lercio dice che il secondo putt non ci sarà perché approccia. Oddio. Cioè, io pensavo di gufarla pesante, ma voi siete veramente cattivi dentro. Per me approccia da rough. Un po' di bombetta, in realtà gli è uscita, non è riuscito ad arrivare in rough, però non è che ci mancava tantissimo. Il secondo putt ci sarà, quindi Benny prepara le piume, perché la gufata è dietro l'angolo. Togliamo l'asta. Abbiamo capito che gli piace di più fuori. Appoggiamola sul lato in cui sbaglierà. E via andare. Allora, di nuovo putt in discesa, leggero sinistra destra. Senza dare troppi consigli, è praticamente lo stesso putt di prima, come lunghezza e come velocità del green. Perfetto. Ma azzeccherà la linea?
Benny, oggi veramente stiamo andando oltre ogni umana concezione di gufata. Povero, non vorrei essere nei suoi panni. Ma si sa, quando viene richiesto da un gruppo così nutrito, non potevamo esimerci. Carina, nella carina, paura, carina, non ci arriva. Timidone. Va bene, dai. Però dritto in linea, un putt ben giocato. Purtroppo altri tre putt, chiudiamo con il secondo set di giornata. 7-7, se tira fuori anche il terzo set, andiamo alla pagina 777 del televideo con i sottotitoli. Bucatrichi. Bucatrichi. Come la interpreti qua? Primo colpo, tanto non ci arriviamo all'acqua. Non ci arrivo. Non arrivi all'acqua. No, quindi la voce fuori campo però ti voleva ricordare qualcosa. Figurati se arrivi all'acqua, però non hai ancora perso palline e avevi detto di dichiarato di tirare fuori la pallina da lago per questa buca. Aspetta che prepariamo le esequie. Volevamo ricordarti così. È stato bello. Ma ci sono tanti colpi per tirarlo in acqua, magari non è l'unica. Record di colpi giocati con la stessa pallina per Fabiustri. Attenzione. Attenzione, bomba, ha tirato in centro pista. Perfetto, perfetto, gran colpo. Ma io ti faccio una domanda: quanti metri fai col drive? Con un colpo così, se la tiro dritta 200 dovrei farli. E se c'è l'acqua a sinistra a 180 metri da qua, perché dichiari che l'acqua non è in gioco? Perché non la tiro dritta mai. Cioè, quindi tu ti aspettavi una specie di struscio apposta per non arrivare in acqua e il colpo buono rischia invece l'acqua, non è molto geniale. Cioè, allora, lui ha, giustamente ha detto, io tiro il drive che se la prendo bene sono in centropista, se la prendo male non arrivo all'acqua. Può essere una strategia. Sì, beh, effettivamente. Però c'era anche la possibilità di prenderlo bene appena a sinistra e andare in acqua. Di solito sbagli di più, a destra o a sinistra? All'inizio ero uno che faceva un sacco di slice e adesso invece le aggancio tutte. Ah, quindi solito. Proprio verso l'acqua? Sì, verso okay. L'acqua. Ok, buono a sapersi. Ecco perché arrivano le guffate, water regulation. Abbiamo un driving contest da, secondo te? 205. 219. Urca. Bomba. E l'asta si trova 128 metri con l'acqua davanti. Quella là vicino ai caproni. Ok. No, scherzavamo, no, non è quella vicina ai caproni. No, è che dato che l'hai giocata di M, ci hanno fatto presente che potresti riprovarci, visto che è di fianco, perché quella è la prima buca. Adesso se l'è accorto subito, stai non gliela si fa. 125 all'asta quella giusta. Okay. Che è un po' corta. Asta corta. Quando c'è l'asta così, misuri soltanto l'asta o prendi anche altre misure? Dato che ho l'acqua davanti, la sponda dell'acqua la misuro. Perché qui la vera differenza discriminante la fa volare l'acqua prima ancora di andare in asta. Quindi fondo del green e e quanto serve alla palla per non andare in acqua. Dovrebbe essere una settantina di metri in fondo dell'acqua. Ti può stare. Qui anche grazie alle mappe possiamo anche sapere che l'asta si trova in questa zona del green. Il green è lungo 35 metri, quindi spazio dietro ce n'è in abbondanza. Però c'è il gradino. C'è un gradino che... Ah, ti spaventa di più il gradino dell'acqua. A uno che chiamano water in regulation, devo dire che mi fa ben pensare del perché finisce in acqua. L'attenzione va giusto nelle cose un po' meno importanti, ma non volevo dirtelo. Non è una guffata, qui è quasi un aiuto. Niente, a questo punto che ferro ci giochi? Weir. Giocherei un ferro 8. Ferro 8 dritto per dritto all'asta? Sì, in green. E andiamo a prenderci sto Berdy. Benny, Weir. Water in regulation. E questo è un gran colpo, no, che rimbalza. Si è incastrata sulla spondina in salita appena prima del green. Quindi ha volato l'acqua, ma si è stampata lì. Ed è salva. Sembra salva. Se cade in acqua facciamo 100.000 like. Niente, pensate soltanto alla visualizzazione.
acqua, acqua e gran invece, colpo! E invece ha tirato fuori un colpo. Mamma mia! Questo. Che polpa strello. Tanta roba. Immagino sempre. Togliamo. De Fera. E qui, raga, c'è da dire che è un pattino per il par. Il par. Siamo più 7, lui dichiara più 8. Questo par è una ventata d'aria fresca fondamentale. E poi vi racconto una cosa del suo putt, perché è un po' particolare, non si vede molto spesso ed è interessante. Intanto è un putt, vediamo, di 1,20 m, 1,30 m, non arriva al 1,5 m. Questi sono i putt che a qualunque livello fanno la differenza tra un buono score e un cattivo score, perché se vanno a segno con una certa ripetitività regalano tanti colpi in meno. Vediamo un pochino, abbiamo visto che la direzione la gestisce bene, la forza che ogni tanto lascia a desiderare. Continuano le gufate e invece Stop. Niente, questa è tanta roba. Par alla buca tricky. Par alla buca tricky a uno che è water in regulation con tutta l'acqua che c'era, secondo me chapeau. E volevo raccontarvi una cosa interessante, perché questo genere di putt non si vede molto spesso in giro. È un putt center shaft, ovvero lo shaft punta esattamente al centro del bastone, non solo puntando e poi facendo la classica curva come tanti putt in commercio, ma entrando fisicamente proprio all'interno, innestato dentro al centro. Al centro del putt. Questo aiuta tanto, perché ovviamente è molto più facile tenerlo dritto. Poi ha tutta un'altra serie invece di cose che spesso danno un po' fastidio, tra cui la cosa più importante per cui non si usa tanto è che quando lo si allinea hai lo shaft in mezzo ai maroni, tendenzialmente. Ma Gigi, prendimi la palla che faccio vedere. Quindi cosa succede? Hai la palla messa qui e rispetto all'occhio dominante medio, che è quello a destra, quindi la visuale arriva da questo lato, hai in mezzo ai maroni lo shaft, motivo per cui quasi tutti fanno poi quel collo d'oca che serve poi appunto proprio per togliere questa cosa. Però se ne vedono pochi, ma per alcune tipologie di giocatori sono una manna dal cielo. Non so se è il tuo caso, lo scopriremo. Per adesso hai fatto tre putt e one putt. Quindi dopo, nelle considerazioni finali, quando ti daremo il voto e vedremo se avremo la lode o la lercio, scopriremo se era il putt per te. Esatto. Lato sinistro del tee, non si sa per agevolare il colpo che vada a destra o per stare all'ombra. Allora, beh, c'è tutto l'out a sinistra. Ci ha dichiarato che è passato da essere uno slicatore a essere un giocatore che un po' di draw gli dà, e quindi ci sta di aprirsi il lato destro per poi tornare verso sinistra. E da considerare pannocchia. Perfetto. E delle donne, che questa volta non ci dà la soddisfazione. No, invece questo è un gran drive. Bomba di drive, ancora leggero draw. Ma tanta ragazzo, roba. Si sta scaldando, ma io vi lancio una guffata così mondiale. Attenzione. Questa è una buca che solitamente non ha l'acqua. Eppure io lancio la guffata, sarà qui che andrà in acqua. Perché dell'acqua in realtà c'è, ma non si vede. Preparati. La troverò. Sì, la troverai. Il rabdomante dell'acqua. Ma solo? 178. Può essere che si è un po' fermata qua nel raffettino. È partita bassina. Sì. Ed è vicino alle nostre amiche pannocchie. Quindi c'era il droettino che andava verso l'auto e la pannocchia c'era, ma in realtà siamo solo appena in raff. E Fabiustri, cosa ci giochi? A quanti perché metri siamo? Qua adesso siamo quasi a 300 metri. Perché è una buca di quasi 500, okay. Ne abbiamo fatti 180 ordini di grandezza, quindi siamo a un trecentello. Come me la dividi? Cioè, che cosa stai ragionando? Perché, allora, siamo più 7. Sì. Abbiamo un boghino per essere più o meno in linea, ma in generale, rispetto al tuo handicap, qui tu te la puoi giostrare. Allora, io adesso proverei a spezzarla esattamente a metà, quindi con due ferri uguali.
se il colpo bene, poi il secondo colpo si farà, sarà il terzo colpo sarà, esatto. Se non viene bene, poi ragioniamo dov'è. Ok, quindi per dividere a metà 150 e 150 mi giochi un... giocherei un ferro 6. Ferro 6. Palla, allora, più palla bassa dei, più bassa dei piedi. Però lui mi sta giocando dei piccoli draw, intanto è uno dei giocatori con lo swing sulla prova e la palla zolla senza palla migliore della storia. Vediamo se invece sul colpo... attenzione! Ma questo è un colpo perfetto! È partito a destra con un bel drawettino, non fortissima, ma molto controllata. Ma sai che questa ci è piaciuta un sacco e la voce fuori campo non può dire... nulla. Senti, puoi dire qualcosa? Questo è il famoso colpo panoramico del golf lercio, che però di solito va a finire per pannocchie e altre buche. Panoramico perché volta, gira, fa la panoramico, panoramico, questa va a vedere l'altra buca, ma poi torna nel fairway. Questa mi piace, ce la segniamo belli. Questo c'è panoramico piaciuta. Molto bello, molto bello. Tu, oltre a essermi golfista dal 2019, esattamente da quando nasce anche golf il gruppo Lercio, mi sei anche triatleta. Sì, ma non triatleta qualsiasi, cioè, bensì un campione del mondo di winter triathlon. Hai capito, cioè, no pizza and fikes. Allora, prima di tutto, Gigi, spiegaci cos'è il winter triathlon. Allora, winter vuol dire che fa fresco e non è caldo come oggi. È già. Quindi si al posto di nuotare probabilmente si va sul ghiaccio. Non lo so. Può essere. Quindi nuotiamo sul ghiaccio. Al posto di correre si mangiano i pizzoccheri. Al posto di correre. E per la bicicletta non lo so. Probabilmente si fa una caduta. Stile libero. Stile libero, non lo so. No, raccontaci com'è. Allora, a differenza del classico triathlon che è bici. Nuoto, bici e corsa, okay, nell'ordine. Il winter triathlon, essendo fatto in inverno, non si può nuotare. E quindi cosa ti e fanno quindi fare? Si fa corsa, mountain bike e sci di fondo. Ok. Tutto mountain questo bike sulla neve. Sulla neve, sulla pista da sci di fondo. Difficilissimo. Difficilissimo. Quindi ci vuole il fisico. Adesso raccontaci un po'. Ecco il... perché c'è la sacca così pesante. Hai capito, la sacca pesante per lui è una robetta. Raccontaci un po' golf e quello che facevi prima, che credo ancora fai. Sì. Come si matchano? Cos'è? C'è di uguale? Cosa c'è di diverso? Cosa allora, ti porti? Il golf comunque richiede una preparazione fisica che viene effettuata anche nel triathlon ovviamente. C'è? E secondo me il fatto di essere, di avere una buona capacità aerobica aiuta ad arrivare sulla pallina più freschi e potersi lucidi, concentrare di più, esatto. Giustissimo. È una bella cosa. Infatti succede spesso quando ci sono le buche, quelle in salita, che si arriva affannati e si fanno dei colpacci. Esatto. Eh sì, non c'è ossigeno al cervello. A sto punto facci un saluto a tutti i triatleti che conosci e qui in questo video convincile il più possibile a provare a giocare a golf. Allora, saluto tutti i miei allievi, perché faccio l'allenatore anche. Pure! Saluto tutte la piscina acquatica a Torino, dove alleno, dove c'è la squadra di triathlon, e li invito a provare il golf, che si sposa benissimo col triathlon, soprattutto nei periodi di scarico e di riposo. È un'ottima attività per allenare anche la mente, che nel triathlon è importantissimo, perché possono avvenire un sacco di variabili diverse. E quindi essere preparati mentalmente e lucidi fa la differenza, e io direi che ci sta. Bandiera? Bandiera 175. 175. Non abbiamo proprio diviso a metà. No. Ok. Beh, il primo colpo non era fortissimo, il primo che ci ha portato qui, dei due in cui volevi dividere, però insomma, adesso il problema è che hai un bel po' di strada da fare. Con bunker davanti, fuori limite sulla sinistra. E io te la butto lì. Un piccolissimo fossettino con acqua sul lato sinistro, poi vedi tu se andarci o no. Così ma giusto per gradire. Allora, io tirerei un pitch che fa 100 metri circa. Quindi il layup. Esatto. Non ti fidi e ti lasci poi un wedge. Mi lascio un wedge che dovrebbe essere la mia misura del 52. Per il colpo al green. Per il colpo al green. Così non rischi. Esatto. Ma
che palla zolla. Cioè, te l'ho detto che è uno dei giocatori palla zolla migliori della storia senza palla. Senti, ma è sempre così calcolatore e tranquillo, voce fuori campo dei Lercio? Assolutamente sì, sempre il regolamento con Fabiustri è la prima variabile da tenere in considerazione. Sì, lui mi gioca così, centellinato. La memoria, tutto quello, poi la routine, la strategia, lui è un allenatore. Numero uno. Vedi? Porta in campo la quello. Mentalità è già avanti. Infatti, piccettino, buttato lì, perfetto, appena pulito, perché lui fa palla zolla quando non c'è la palla e poi ormai l'ha già fatta, quindi a quel punto manca tutto. Però da toppettino appena pulitella davanti al bunker, perfetta, si va sull'approccio. 70 metri all'asta, quindi i calcoli erano giusti. Però, capito, per rimarcare il fatto che non sarà, è proprio che l'ha fatto a caso. Sarà magari uno che ha studiato e quindi, visto che si è laureato, è venuto qui a farsi mazzolare. Ma tu, Gigi, hai già un'idea del voto da dargli? Benny, sì. Anch'io ce l'ho, anch'io. Può cambiare qualcosina su questa buca, ma il voto mi sa che ormai è scritto, vero? E adesso, quindi 52, ci aveva dichiarato un 52? 52. 52, l'asta è appena lunga in green. Qui si fa un po' il gioco, perché un buon approccio e un paio di putt. E un buon approccio, c'è di brutto. Ma c'è anche il rischio di un putt singolo, altro sì. Che un paio di putt, chiude col par. E un colpo meno di quello che aveva dichiarato. Broadspin. Attenzione, alzare pitch. Non ho un alza pitch. Alzare pitch, tanta roba. Questo è un colpo, raga, ma da paura. Perché mi ha fatto una palombella. Palla zolla, attenzione, palla con zolla, la palla. Con palla. Con la palla mi ha messo una palletta in asta. Guarda, me li voglio anche contare. 1, 2, 3 metrini puliti. Il putt è, cioè, se l'avessi voluto mettere con le mani a 3 metri probabilmente l'avrei messo lì per avere una linea non difficile. Se la sta studiando, perché sta qua studiando. È tecnico, mi è tecnico. Sì, guarda che sta facendo tutti i ragionamenti del caso. Vedi, allora. Si vede che la mente frulla. Vai, racconta. Ha già cosa visto stai che qui è spelacchiato il bordo, quindi sa che sei veramente un ma secondo buffaccio. Me cala leggermente da destra a sinistra. Proprio verso quel bordo lì. Leggermente. Qua. Da destra a sinistra, quindi scende un po' così. Vediamo. Lo scopriremo solo pattando, anzi in realtà patterai tu e noi lo scopriremo grazie a te. Gigi, perché... ma non vogliamo gufarla? Scusami, no, pensavo che... perché ti ho sentito addirittura... fare per lui, hai detto farà one putt, non riuscivo a capire se era una guffata o meno, ma io ti dirò, nel dubbio io faccio una guffata da destra a sinistra e io faccio una guffata con aggiunta di ali di asta, così, guarda come mi rimbalza bene. Surfing USA è un destra a sinistra, destra a sinistra che rimane a destra. Ah, così gliela sì, battesi sì, no, destra a sinistra che rimane a destra. E attenzione, perché la tira dritta. Ah, no, dai, però aggressivo. Mi è piaciuto perché aggressivo alla fine ci stava. Era un putt per il par e per fare meno uno su quello che aveva ipotizzato di fare, quindi più 8. Adesso pesa hai il putt, forse di più questo. Hai il putt pesantissimo per fare quello che aveva dichiarato. È molto pesante. Che tra l'altro ha un più 8 per il suo handicap, è anche un buon risultato, direi. Risultato ci sta alla grande. Handicap, sì. Quindi avete visto com'è, è tecnico e se la guarda, la marca, la rimarca, la pulisce, sta sempre attento. In realtà a un certo punto alla seconda buca aveva un po' di sporco sulla linea, non se n'è accorto, però quindi, l'abbiamo mandato talmente insieme noi che ci stava. Quello che non è arrivato alla buca si è fermato appena. Questo è un pattino, e questo fa il palio con il putt di prima, quelli che fanno la differenza dello putt score. Che fanno lo score. Sì. Quelli che stanno tra questa distanza e quello di prima. E ed per è lui dentro, fanno lo score. Grandissimo. Allora, raga, mitico. Qua c'è da dare i voti. Quindi, Benny, che cosa ne pensi di Fabiustri? Allora, abbiamo un giocatore solido per quanto riguarda soprattutto la differenza tra il livello di gioco e l'handicap. Ovviamente all'inizio un po'. Un po' tirato dentro dalla situazione del rat trap, anche perché voi non lo sapete, ma
noi dobbiamo spesso far passare gente perché chiaramente con le riprese siamo più lenti e quindi si fa fatica a prendere il ritmo, e soprattutto le prime buche bisogna un attimo riuscire a rilassarsi e sciogliersi. Appena si è rilassato è andato via. E ho visto anche come è riuscito a tirare fuori probabilmente quello che ha imparato dal suo sport di derivazione poi sul campo, cioè riuscire ad entrare in concentrazione e pensare soltanto a quello che gli interessava. Infatti l'ha presa un po' in giro, ma reale era, a un certo punto mi guardava, ma c'è un gradino in green, però quando poi è stato richiamato all'ordine, subito, perché ha uno schema mentale, mi è tornato sul gioco reale, quello che serve, e qui infatti ha diviso la buca perfettamente. Benny, votazione. Votazione, visto che Nerra Trap ha chiuso col punteggio di 24 colpi, io direi che questo esame si chiude con un bel 24. Accetta il voto, dottore? Accetto, non si rifiuta niente. Partenza un po' titubante, ma poi la seconda parte era anche quasi da 30. Si tiene, quindi non direi che gli diamo una lode, ma gli diamo una lercio. Una lercio. 30 lercio. Marchio di fabbrica. E voi, vi siete divertiti? Vi piace? Seguite la pagina di Lercio su Instagram, seguite la nostra pagina di Instagram, Facebook, LinkedIn, ci abbiamo tutto, di tutto un po'. Ecco, scegliete un non lo diciamo mai, ma mettete un bel like, iscrivetevi, seguite, che cavolo ne so, tutte le cose che si fanno lì. Commentate soprattutto qui sotto facendoci sapere cosa ne pensate e ci sta. Voglio stare così mezz'ora. Un culo. Allora raga, pit stop, perché qua c'è uscita una gomma dal cerchione. Aspetta che chiamo la Ferrari. Ma pit stop della Ferrari. Vai che ce la facciamo. Benzina a posto? A posto, si parte? A posto, andiamo. Via.